Voilà voilà cari amici della mia vita spaziale, oggi parliamo di minacce che vengono non dallo spazio ma dal web, sui nostri dispositivi che abbiamo in tasca o sul nostro computer di casa, subito dopo la sigla. La mia vita spaziale, come il digital può trasformare in meglio la tua vita e il tuo lavoro. Idee, strategie e consigli a cura di Andrea Brugnoli. Anni fa girava una bella pubblicità per il mondo Apple con due personaggi molto simpatici, che uno faceva finta di essere, diceva io sono un Mac, quindi un Macintosh, e l'altro diceva io sono un PC, I'm a Mac, I'm a PC, e così scherzavano tra di loro e facevano vedere qualche piccola gag che faceva vedere la superiorità del mondo Apple sul mondo PC, sul mondo Windows. Uno di questi faceva vedere come io sono un PC, quello che rappresentava il PC, era sempre raffreddato, quindi aveva sempre il raffreddore, e che in inglese si dice virus, I've got a virus. E quindi il Mac che c'era lì vicino, I'm a Mac, faceva vedere come il Mac non veniva infettato assolutamente dai virus. Ed è proprio vero, sono passati tanti anni da quelle vecchie pubblicità, ma ancora oggi il mondo Windows è sempre in pericolo di essere infettato da dei virus, mentre per Macintosh non esistono virus. Esistono però dei malware. Cosa sono dei malware? Sono dei piccoli programmini che si installano, dei cookies o delle piccole cose, insomma dei piccoli codici che vengono messi dentro il computer, che non fanno danno, quindi gli utenti Mac possono stare al sicuro, ma magari per qualche programma che hai scaricato da qualche sito non tanto autorizzato, o per della pubblicità che c'era dentro qualcosa, questi in qualche modo ti monitorano l'uso del computer, oppure ti fanno apparire magari talvolta della pubblicità non desiderata. Per esempio, un tipico modo di vedere un malware nel proprio computer: quando tu apri Safari, per esempio sul Mac o su Windows, apri il tuo computer e tu come pagina iniziale avevi messo, che ne so, la pagina del Corriere, mentre invece ti capita fuori la pubblicità di qualcosa che non avevi richiesto. Questo è un chiaro segnale che c'è un malware nel tuo computer. Ebbene, c'è una piccola app gratuita di cui oggi voglio parlarti, che è la più efficace in assoluto per questo genere di cose, lanciata la quale ti scannerizza un po' tutto il tuo, fa lo scan del tuo computer, e anche se tu hai un Macintosh ti scova questi malware che magari sono lì latenti. Chi è utente Mac non ha nessun tipo di danno, però insomma è bene ogni tanto ripulire da queste cose. Ripeto, non sono virus, non sono dannosi, però insomma sono fastidiosi. Questa applicazione si chiama Malwarebytes e la trovi all'indirizzo che metto nelle note dell'episodio. E che cosa fa? Questa applicazione fa un lavoro molto semplice, quindi elimina tutti i malware a più livelli con un rilevamento intelligente, quindi va a scovare anche dentro la cache del tuo browser con cui navighi in internet, e quindi ti trova anche i ransomware e tutte le cose che possono magari così guardare in qualche modo dentro il tuo computer, tracciare quello che fai, ed è sempre un po' antipatico. Ebbene, esiste per Windows, esiste quindi anche per Mac, ed esiste anche per i dispositivi Android. E l'iPhone, iPad e tutti i dispositivi mobili Apple sono blindatissimi, quindi non hai nessun pericolo di ricevere queste cose. Però ogni tanto, una volta ogni qualche mese, lanciare Malwarebytes ti può aiutare a pulire il tuo computer, e se hai un PC Windows anche ad accelerarlo, perché talvolta questi sono un po' fastidiosi. Ecco, lo consiglio anche a tutti gli utenti Mac, anche se non c'è da temere nulla, però almeno così siamo sicuri di non essere tracciati, di essere super puliti e avere un computer sempre super efficiente. Questa settimana un piccolissimo consiglio, così senza spaventare nessuno, ma ripeto, per il mondo Macintosh non esistono virus, possiamo cliccare su tutte le mail. Questo è uno dei motivi anche che mi ha convinto a passare ad Apple.
perché veramente dopo aver perso vari dati, aver perso le ore a formattare il proprio PC ed essere sempre lì col timore che possa accadere qualcosa di brutto, anche se al giorno d'oggi gli antivirus sono molto più efficienti del passato, però insomma è bene avere un sistema proprio blindato, perché il mondo Apple si basa su Unix ed è un sistema davvero che protegge, diciamo, l'utente, soprattutto gli ultimi sistemi operativi. Adesso il prossimo Catalina che arriva sarà impossibile riuscire anche per l'utente stesso a manomettere il core, cioè il cuore funzionante del proprio computer. Questo è il podcast La mia vita spaziale. Io sono Andrea Brugnoli e ti parlo dai microfoni del mio studio dove registro questo podcast proprio per te, per rendere la tua vita sempre più digitale, sempre più smart, con questo utilizzo un po' intelligente dei nostri dispositivi elettronici che abbiamo in tasca, che può migliorare sempre di più il nostro lavoro e la nostra vita. E saluto tutti i miei ascoltatori che mi ascoltano in diretta su Radio RCS e anche tutti voi che mi ascoltate sui vari dispositivi e le varie piattaforme che permettono di ascoltare i podcast. I podcast sono il futuro della comunicazione, perché la voce arriva mentre siamo in macchina, mentre facciamo i mestieri in casa, mentre passeggiamo per la strada, perché abbiamo fuori il cane, mentre facciamo mille cose, possiamo ascoltare questi podcast, tra cui anche questo, La mia vita spaziale, quindi imparare delle cose nuove e magari sorridere un po', e soprattutto la nostra vita sempre di più spaziale deve trasformarsi sempre di più in una vita smart. Quindi se tu sei smart, non la macchinina, ma se sei un uomo o una donna digitale, diffondi questo podcast, così renderai anche i tuoi amici sempre di più spaziali. La mia vita spaziale, come il digital può trasformare in meglio la tua vita e il tuo lavoro, a cura di Andrea Brugnoli.